Ciao e ben ritrovati, aspiranti violiniste e violinisti. Dopo questa lunghissima assenza dal canale, se mi seguite su Facebook saprete sicuramente il motivo della mia latitanza. Torno qui oggi per porvi una domanda che è: sapete che cosa sono e come si fanno i colpi d'arco? Prendo infatti spunto da un commento di Rita, ciao Rita, che chiedeva una panoramica generale su i colpi d'arco, appunto. Se siete agli inizi con il violino, probabilmente ne conoscerete uno o due di quelli che vi presenterò, ma nulla vi vieta, con il tempo, un po' di pazienza e un po' di impegno, di esercitare anche quelli più virtuosistici per meglio esprimere la vostra musicalità. Vi invito, se non l'avete già fatto, ad iscrivervi al mio canale perché non sarà l'ultimo tutorial video di questo genere, quindi per non perderli iscrivetevi e a lasciarmi sotto qui un commento se vorrete dei tutorial specifici su un colpo d'arco in particolare o altre cose violinistiche di cui vorreste che io parlassi. Iniziamo subito con gli 8 colpi d'arco principali, dal più facile al più difficile, e qualche dritta per realizzarli ed esercitarli. Partiamo con il colpo d'arco perfetto per i pigri, che è il legato, che ci permette quindi di cambiare nota solo con le dita della mano sinistra, anche se in realtà non è sempre il più semplice perché già tirare l'arco dritto, fare un bel suono e farci stare tante note in un'arcata non è sempre così facile. Si realizza suonando un'arcata più o meno lunga su una corda o su più corde, in questo caso dovremmo aiutarci con il braccio destro a cambiare corda e cambiando le note con la mano sinistra. Si ottiene così un suono continuo e disteso che è adatto soprattutto per le melodie cosiddette cantabili, ovvero che ricordano il canto. Saliamo un po' di difficoltà con il secondo colpo d'arco in ordine di difficoltà, che è il cosiddetto détaché. È un nome elegante per definire quel colpo d'arco che si chiamerebbe staccato in italiano nella traduzione, ma lo staccato vero e proprio è un altro tipo di colpo d'arco, quindi diciamo che lo chiamiamo détaché. Qui il funzionamento è abbastanza basilare, diciamo che è il primo colpo d'arco che viene insegnato di solito, ovvero nello stesso istante in cui cambia l'arcata, in cui invertiamo la corsa dell'arco, cambia anche la nota. Le note risultano comunque abbastanza ravvicinate e legate tra di loro, seppur con una certa articolazione, un po' come quando parliamo che utilizziamo vocali e consonanti. È il colpo d'arco, dicevo, più semplice, quindi anche il più sfruttato in assoluto. No, tranquilli, non faremo nessun danno al nostro violino. Il martellato o martellé è un colpo d'arco che si basa sull'agganciare la corda con i crini all'inizio di ogni nota. Sostanzialmente si tratta di un détaché con un accento un po' convinto all'inizio. Da non confondere con lo staccato che vedremo tra poco, il martellato prevede arcate piuttosto lunghe, come avete visto. Il segreto qui è trovare il contatto, il grip, l'attrito all'inizio di ogni nota. Piccolo consiglio: se quando esercitate il martellato sentite dei suoni brutti, tipo questo, significa che o state premendo troppo con il braccio destro, o state premendo troppo a lungo. Di solito è la seconda, perché il principio non è quello di tenere premuto l'arco sulla corda, ma di agganciarla e rilasciarla, altrimenti la corda viene soffocata e non vibra più. Perciò il principio è sempre questo: aggancio bene con l'arco, mi appoggio bene ai crini e rilascio.
Arriviamo finalmente all'incubo di ogni neoviolinista. Perché dico incubo? Non perché sia un colpo d'arco particolarmente difficile da fare, infatti è uno dei primi che si insegna e già dalle prime lezioni di violino è possibile ottenere un buono staccato. Il problema qui, ed è sempre essenziale trovare la causa del problema per poterlo risolvere, nessun problema violinistico è impossibile da risolvere se si conosce la causa, è il fatto di dover controllare o gestire l'arco in modo più compresso, più veloce. In sostanza si ha la sensazione abbastanza normale di perdere il controllo dell'arco, perché quando noi studiamo le arcate lunghe e la gestione dell'arco sulle arcate lunghe e lente, abbiamo tutto il tempo che ci serve, tutta la calma per controllare ogni singola cosa, quindi il polso, le dita della mano destra, che l'arco sia dritto, eccetera. Quando facciamo uno staccato, che quindi è un tipo di colpo d'arco che è tendenzialmente veloce, dobbiamo farlo improvvisamente molto più veloce di come siamo abituati e quindi ci sembra un po' di cadere nel vuoto. In sostanza, lo staccato che cos'è? È un colpo d'arco abbastanza veloce, che può avere varie velocità, ma tendenzialmente veloce, in cui utilizziamo quindi poco arco e agganciamo la corda sia all'inizio che al termine di ogni nota. Come dicevo prima, per il martellé bisogna sempre stare attenti che la corda non soffochi, ovvero che non venga bloccata la sua vibrazione, altrimenti fa rumore o semplicemente non suona. Allora qui la difficoltà è proprio quella di agganciare la corda, rilasciarla e riagganciarla alla fine, che è un procedimento appunto che manda un po' in confusione, anche perché bisogna utilizzare una discreta quantità di arco, altrimenti se io uso troppo poco arco la corda appunto non suona. Per poter fare un buon staccato è necessario avere un discreto controllo dell'arco, quindi diciamo che non può essere eseguita proprio alla seconda lezione di violino, però a suo modo può aiutarci a maturare un certo controllo dell'arco. Quindi all'inizio sarà tragica, però poco a poco, abituando il corpo eccetera eccetera, potrà essere un ottimo motivo, un ottimo spunto per migliorare la gestione dell'arco e poterci sentire più tranquilli e più liberi di suonare anche quando non facciamo lo staccato ma facciamo detaché, legato o comunque altri colpi d'arco un pochino più basilari. Questo colpo d'arco che amo definire fusion, come la cucina fusion, no? Che mette insieme cucine di diverse parti del mondo, diverse tradizioni culinarie. Ecco, lo staccato legato è appunto un colpo d'arco fusion, perché è l'unione tra il legato, appunto, e lo staccato, come dice la parola. Quindi sono più note nella stessa arcata, legato, con un piccolo respirino, una piccola pausa tra una nota e l'altra, quindi staccato. L'effetto è quindi quello di una frase comunque legata, quindi continua, ma leggermente più articolata del legato vero e proprio. Come si realizzano queste piccole virgolette, interruzioni tra una nota e l'altra? Semplicemente sfruttando l'elasticità della bacchetta e utilizzando l'indice, che quindi flettendo leggermente la bacchetta farà delle piccole virgole, insomma. Per esercitare questo colpo d'arco vi suggerisco di prendere la stessa frase o la stessa battuta, lo stesso pezzo di scala, quello che volete, e magari di 3 o 4 note, provarla prima legata, quindi quando siete sicuri sul legato, iniziate a mettere una pausa comoda, quindi sufficientemente lunga, tra una nota e l'altra, bloccando proprio l'arco. Dopodiché, via via, avendo sempre più sicurezza, cercherete di rimpicciolire questa pausa fino a farla diventare una semplice virgoletta. E avrete il vostro bellissimo staccato legato. Sempre mi raccomando, attenzione a non essere troppo leggeri, perché questo è un colpo d'arco abbastanza delicato e quindi viene spontaneo stare
molto sulle uova con il braccio destro, ma se stiamo troppo leggeri vi ricordo sempre che cosa succede, che la corda fischia perché non entra correttamente in vibrazione, quindi ci vuole sempre un pochino di cattiveria, non troppo, ma un filino di cattiveria all'inizio è indispensabile. Sempre più difficile il picchettato. È simile allo staccato legato, ma con delle differenze. Innanzitutto, tranne virtuosismi particolari, viene eseguito nelle arcate in su, quindi dalla punta verso il tallone. E in secondo luogo, essendo un colpo d'arco piuttosto veloce, esige un sicuro controllo dell'arco. Il principio però è assolutamente lo stesso. Una unica arcata appunto in su, molte note veloci in questa arcata e all'inizio di ogni nota una piccola virgoletta, insomma un aggancio della corda, ma la fisica proprio di come viene realizzato è assolutamente la stessa dello staccato legato. Croce e delizia dei violinisti più esperti e diciamo incubo anche di alcuni, il balzato, saltellato, sautillé, come volete chiamarlo, si basa sempre su un principio fondamentale che è quello dell'elasticità della bacchetta sfruttando la forza di gravità. Quindi il rimbalzo dell'arco, dei crini ovviamente, sulla corda può essere più o meno controllato. Diciamo che ci sono diversi tipi di balzato in base alla velocità con cui dobbiamo suonare. Più il balzato è lento, più è controllato, più è veloce, meno è controllato. Diciamo che in generale non esiste un balzato completamente incontrollato, c'è sempre un minimo di controllo, però dipende anche molto ovviamente dal tipo di arco che si ha, dalla qualità dell'arco che si ha. Molto spesso il bel suono è dato più dall'arco che dal violino, anche se può sembrare strano, ma il principio insomma è sempre questo: aggancio la corda, però il segreto è uno: fare il balzato non è un, come si può dire, un tiro al piattello, ecco, non è una cosa che butto l'arco sulla corda e ripeto finché non rimbalza esattamente come voglio io, perché non si ottiene niente così, o meglio su 100 volte 2 verranno come vogliamo, le altre 98 no. Non si tratta di un rimbalzo indotto nota per nota, cioè non è che io penso a far rimbalzare ogni singola nota. Diciamo che l'impulso deve essere quello ragionato, l'impulso iniziale, e poi c'è un controllo più o meno del ritmo e della qualità del suono. Pensate ad esempio ad un giocatore di basket. Quando fa un palleggio, lui lascia andare la palla risale e non è che si deve impegnare a farla palleggiare ogni volta, nel senso, lui cerca di controllarla e di indirizzarla nella direzione in cui vuole spostarla, insomma. Nel balzato è esattamente la stessa cosa. Lo so, è una dura sfida per i maniaci del controllo come la sottoscritta. Quando noi vogliamo fare un colpo d'arco così virtuosistico, noi pensiamo sempre che l'importante sia che l'arco si alzi. In realtà è esattamente il contrario. Perché? Perché venga fuori un bel balzato, la corda deve essere ben agganciata dal basso, altrimenti non rimbalza. È sempre meglio partire dalla corda, quindi non partire mai dall'alto, non fare mai questo, perché sì, si ottiene un suono, ma non è un bel suono. Partire sempre dalla corda. Poi controllare piano piano il rimbalzo. Lo so, è abbastanza complicato per chi è agli inizi. Ovviamente si tratta di un colpo d'arco che viene esercitato dopo una certa esperienza. Quindi non preoccupatevi se alla terza lezione di violino l'insegnante non vi fa fare il balzato, perché è normale che sia così. Tanto divertente da ascoltare quanto complicato da realizzare è il jeté o gettato. Ormai avete capito che nel nome del colpo d'arco c'è già la sua realizzazione. Infatti non si tratta di far altro che di
lasciare andare larghi crini sulla corda in un'arcata più o meno lunga e farci stare dalle due alle infinite note. So già che starete pensando, ma che roba è? E invece, vediamo se riconoscete questo. Una specie di staccato legato però con il balzato, ecco, che può essere fatto non solo su una corda, ma anche su più corde e anche con gli arpeggi. Avrete a questo punto sicuramente capito perché l'ho classificato come il più difficile, però non preoccupatevi, nel senso che si può suonare bellissima musica anche utilizzando colpi d'arco più semplici e più basilari. Questo è un colpo d'arco che viene utilizzato soprattutto nei capricci di Paganini, nei brani più virtuosistici, oppure in alcuni difficili brani orchestrali, che tra l'altro sono considerati passi orchestrali, quindi vengono utilizzati in sede d'esame per la loro difficoltà. Questo, come dicevo, vuole essere un video di panoramica generale sui principali colpi d'arco. Ovviamente ne esistono altri, io ho cercato di affrontare quelli più frequenti. Non mi sono soffermata particolarmente, come avete visto, su un colpo d'arco, ma se aveste voglia o bisogno di un tutorial specifico, mi raccomando, scrivetemi nei commenti che io prendo nota di tutto e mi piace moltissimo fare tutorial dedicati. Condividete questo video con una o un violinista che può averne bisogno, ovviamente obbligatelo ad iscriversi al canale. Io sono veramente molto contenta di essere ritornata qui con voi e ci vediamo in un prossimo video. Buona musica, ciao!